Buongiorno. Nella speranza che almeno questa clip sia a fuoco e dopo aver rifatto questa rassegna stampa 3 volte, speriamo che la quarta sia quella buona. Salve, io sono Nicole e questa è la rassegna stampa olistica della metà mattina di Nicole Ronchi e questo è il mio canale YouTube. Scusa. La prima notizia è quella seria Toste Gagliarda. Quindi, dopo aver selezionato per ore e ore e ore la notizia da buttare fuori, ecco quella che secondo me è la notizia top. Starò parlando di Renzi, Draghi, droni e cyberspionaggio? No, sto parlando di Ilona Staller. Ilona Staller, in arte cicciolina, ha fatto causa a Google per un risarcimento di 70 milioni di euro. Perché? Perché secondo lei, per colpa di Google, lei è stata ingiustamente collegata al famoso video sessuale in cui in teoria lei avrebbe fatto sesso con un cavallo. Sostiene la Staller, non è vero, è stato un errore di link e contro link di Google. Ecco per cui ha chiesto la rimozione dei link in cui veniva e viene associata all'equino questione e un risarcimento di 70 milioni di euro da parte di Google. Più 9 milioni di euro di rimborso spese dell'avvocato. Alcuni si sono chiesti, ma al cavallo quanto avrà? Direttamente dagli esteri, perché come tutte le rassegne stampa, olistiche o non olistiche, c'è sempre la notizia dagli esteri, abbiamo come protagonista Barack Obama. E questo è il mio quaderno degli appunti. Che non c'entra niente con Barack Obama. Barack Obama qualche tempo fa aveva dichiarato: mi piacerebbe molto, dopo che avrà preso le scarpette da presidente al chiodo, lavorare per Spotify. E Spotify a questo desiderio cosa ha risposto? Ha creato una posizione apposta per il presidente Obama. Le caratteristiche per diventare the president of the playlist sono le seguenti: di avere sulle spalle almeno 8 anni di esperienza alla guida di uno stato potente come gli Stati Uniti. Devi avere esperienza di programmazione di playlist a livello federale. Per caso, Kendrick Lamar ha suonato per te al tuo compleanno? Sì? Allora sei l'uomo giusto per noi. Per caso, hai anche un Nobel per la pace sulle spalle? Sì? Allora sei perfetto, top! Della serie uffici stampa che funzionano molto bene, eh? Notizia chiaramente legata al gossip, perché come tutte le rassegne stampa più o meno serie, più o meno listiche e poco onomastiche, abbiamo il momento gossip. L'eminenza grigia dietro questa telecamera avrebbe voluto che parlassi di Miley Cyrus e Liam Hemsworth, che è il fratello di Thor, e di un loro eventuale matrimonio avvenuto durante Capodanno, di cui non si sa niente. Ma no, io voglio parlare di Cristiano Ronaldo e del fatto che anche Cristiano Ronaldo si è fatto impalmare da una Rodriguez, che non è parente delle altre due, ma comunque fa di cognome Rodriguez, 21enne spagnola che si è portato là dove solo Irina Shayk è arrivata, su un red carpet, insieme al figlio di 5 anni. La relazione ormai è certificata come una mela doc. Bollino rosso da red carpet. Ma tutto è del giorno, che dovrebbe essere in teoria lo scorpione secondo oggi.it. Appunto, sappiate che per voi dello scorpione la giornata è assolutamente magica, perché siete coccolati da una luna acquatica. Okay. E altrettanto acquatici sono Venere e Marte, tutti insieme in trigono al vostro segno. Amore Eros, coppia serena e stabile, i pupi sono capricciosi ma gestibili. Ok, lavoro e denaro tutto in ordine, però dovete dedicarvi di più a cose che vi appassionano, come lo sport e altri spettacoli. Salute perfetta perché avete scoperto la cromoterapia, con la quale vi piace giocare sia a tavola che col guardaroba al mattino, scegliendo il capo da indossare per andare al lavoro. Di solito voi vi bilanciavate nell'armadio e ne uscivate così, roba appiccicata addosso a caso? Siamo arrivati alla fine di questa incredibile e meravigliosa rassegna stampa olistica, che in realtà vorrebbe essere del mattino, ma non si riesce a fare entro i 10 di mattina, quindi questa è la rassegna stampa di metà mattina. Quindi questa è la rassegna stampa della pausa pranzo olistica, e sono certa che il riferimento all'olistico non lo capirà nessuno.
Vi ricordo che abbiamo parlato di Cicciolina che ha chiesto un rimborso a Google di 70 milioni di euro, vedo per danni di immagine, danni morali e danni di varia natura. Barack Obama ha espresso il desiderio di lavorare per Spotify e Spotify ha creato una posizione lavorativa apposta per lui, il presidente delle playlist. Cristiano Ronaldo si è fatto impalmare come un pollo dall'ennesima Rodriguez, che non è parente delle altre due, che si chiama Georgina, che è spagnola. E il segno zodiacale del giorno è lo Scorpione, che può vantare la protezione di una luna acquatica. Detto questo, che da queste parti dovrebbero comparire una serie di scritte: dove trovarmi su Facebook, dove trovarmi su Instagram, iscrivetevi al canale, guardate il prossimo video. Non vi chiederò niente di tutto ciò, se volete farlo sarebbe molto gradito. È stato un piacere, noi ci sentiamo domani con la rassegna stampa olistica della Rompi, che sarei io, vado a parlare di me stessa in terza persona, e con lo scopo. Domani vi spiego a cosa serve in un video una rassegna stampa olistica. Questi sono i rumori del quarto piano.